delle ditte locali. Prego, consigliere De Gasperi. Arriva, arriva. Arriva. Grazie Presidente. Allora, il fondo social housing è una di quelle operazioni pubblico-privato che hanno tanti estimatori, sicuramente non nel Movimento 5 Stelle, perché puntualmente si verifica il fatto che i costi finiscono sul pubblico e i profitti sul privato. I costi che si è impegnata a coprire la provincia in questa operazione, a parte il discorso, l'aspetto finanziario della provvista. C'è poi la differenza tra il canone concordato, il canone moderato e il canone di mercato, e poi la garanzia dell'eventuale morosità dei locatari. Allora, l'operazione, dal nostro punto di vista, presenta alcuni punti così critici e sui quali chiediamo delle spiegazioni, in particolare il discorso del costo delle unità immobiliari, perché il fondo social housing era partito con una previsione di costo per unità di 200.000 euro nel 2012, poi siamo passati a 220.000 euro per unità, e no, notare che il Sole 24 Ore, che aveva commentato l'iniziativa, parlando di 200.000 euro ad unità immobiliare, aveva dichiarato un valore elevato che tiene conto del costo delle aree, particolarmente salato in Trentino. Con l'operazione Cortifiorite siamo arrivati a un costo a unità immobiliare di 280.000 euro, quindi superiore del 30% rispetto alle ultime previsioni. E a questo proposito chiedo anche se nelle previsioni indicate è compreso anche il costo del finanziamento, oppure se gli oneri finanziari sono da aggiungere. E il secondo punto, la seconda criticità, è quella relativa al rapporto con i creditori del gruppo Dalle Nogare, perché da quello che risulta il gruppo Dalle Nogare, l'operazione sappiamo che è in concordato in continuità, prevede di pagare alle ditte artigiane che vantavano 5 milioni di euro di credito il 36% delle loro spettanze. Mentre le due banche extraprovinciali che hanno finanziato l'operazione, che si sono ben guardate dal sottoscrivere il concordato in continuità, dovranno essere soddisfatte al 100% per 29 milioni di euro. Grazie. Grazie, consigliere Gasperi. Risponde l'assessore Dal Dos. Non... Chi risponde? C'era un attimo fa? Almeno io, l'assessore Dal Dos. Prego, assessore Dal Dos. L'interrogazione consigliere De Gasperi. Pronto? Adesso. Prego. Sì, in merito all'interrogazione in oggetto, premesso che la società di gestione del risparmio SGR, che ha vinto l'appalto pubblico per la gestione e promozione del fondo di housing sociale, è obbligata a rispettare solo i limiti posti dal bando di gara circa la qualità degli alloggi, il numero degli stessi e la conformità dell'operazione al business plan, la giunta provinciale non è competente ad approvare le operazioni oggetto di valutazione e quindi nemmeno l'operazione finalizzata all'acquisizione del lotto 2 del complesso Cortifiorite a Trento, che è stato citato nell'interrogazione. La provincia partecipa alla governance del fondo attraverso la presenza di un componente del comitato consultivo, organo di collaborazione del consiglio di amministrazione del fondo, con funzioni esclusivamente consultive riguardanti operazioni in conflitto di interessi, in sostanziali scostamenti dal business plan ed altre analoghe. Dalle informazioni apparse recentemente sulla stampa locale risulta che alle ditte artigiane che hanno aderito al concordato sarà garantito comunque la prosecuzione dei lavori, così da vedere soddisfatto il loro credito in misura sicuramente superiore al 36%. Non trova riscontro oggettivo l'assunto che il costo degli alloggi oggetto di valutazione da parte del fondo immobiliare risulterebbe superiore del 30% rispetto alle ipotesi inizialmente previste. In via generale,
La società incaricata della gestione del fondo è tenuta a garantire la conformità delle operazioni al business plan e quindi a perseguire politiche di investimento che possano garantire il rendimento previsto del 3% al netto del tasso di inflazione. In termini più generali, evidentemente le operazioni che la SGR compie sul mercato le compie in un contesto comunque nel quale le regole sono abbastanza chiare e ben definite, nelle quali comunque, come ben sapete, il 60% di questo fondo è di cassa depositi e prestiti, la quale sul rispetto della redditività del fondo è molto, per un certo verso, intransigente. E per il resto le attività che comunque si svolgono sul territorio che a noi sono giunte come segnalazioni per le quali l'approccio per l'acquisizione sembrerebbe così ad una prima valutazione di tipo abbastanza riduttivo comunque, però tenete anche conto che da questo punto di vista la società si trova comunque a verificare tutta una serie di operazioni che sono largamente superiori a quelle che di fatto potrà poi chiudere, perché la situazione comunque di difficoltà del settore immobiliare credo che sia sotto gli occhi di tutti. Si tratta in termini più generali di riuscire a contemperare quello che sono delle giuste esigenze che chi ha fatto l'investimento lo possa comunque in una qualche maniera chiudere senza grandi perdite, ma che però in realtà insomma tenga conto anche di un mercato immobiliare che in questo momento è molto depresso e che quindi il fondo a questo in parte ovviamente si adegua. Grazie assessore Dal Dos. Consigliere De Gasperi. Ci arriva, dovrebbe. Grazie. No, mi spiace che l'assessore non abbia sentito le domande. Diciamo che la sua risposta conferma le mie preoccupazioni, cioè il fatto che l'SGR possa gestire i soldi pubblici con degli obblighi e dei vincoli tutto sommato contenuti. Sulla conformità al business plan, Cassa Depositi e Prestiti e Cassa del Trentino, non so se mi risulta strano che utilizzino soldi privati, però possiamo intenderci sulla dicitura di soldi privati. Dicevo, sulla conformità al business plan avrei qualche dubbio, perché appunto il business plan del fondo prevedeva 500 alloggi per un totale di 110 milioni, che vuol dire 220 milioni ad alloggio. Questo era quello che c'era scritto. Sulla governance del fondo sappiamo chi è il membro della provincia autonoma, il rappresentante dei quotisti per quanto riguarda la parte pubblica, è lo stesso che è in Cassa del Trentino, lo stesso che è nel centro servizi condivisi, lo stesso che è in Pensplan Invest, e quindi gli abbiamo dato anche questa poltroncina, magari controlliamo anche se fa... come non è vero? Poi glielo dico. Per quanto riguarda il riscontro del costo, mi permetto di segnalare all'SGR che la provincia di Trento sa muoversi anche meglio, perché l'ITEA, per esempio, è riuscita a costruire 34 alloggi a canone moderato a Roncafort spendendo 3,6 milioni di euro, quindi con un costo a unità immobiliare di 105 mila euro rispetto ai 220 che spenderà il fondo social housing. Poi, sempre la provincia, mi risulta che abbia intenzione di cedere il compendio della Casa Cantoniera nella zona di Via Valsugana a 790 mila euro con la previsione di 8 alloggi, il che vuol dire un costo del terreno di 98 mila euro ad unità, quando col fondo social housing andiamo a spendere per il solo terreno 151 mila euro ad unità. Quindi i motivi di criticità penso che rimangano tutti aperti. Grazie. Grazie, consigliere Gasperi. Passiamo alla numero 12, interrogazione del consigliere Simone.